Pronti? Via! 105 micro Nikkor VR 28, ve lo racconto in 3 minuti. Se bastano. In effetti non ha bisogno di presentazioni questo obiettivo, perché credo sia uno di quelli, a mio parere, che giustificano un corredo Nikkor. In altre parole, non deve mancare. Non deve mancare perché è un obiettivo specializzato, perché è un micro, ma è un obiettivo che va benissimo per il paesaggio e, data la sua qualità ottica, un'acutanza straordinaria, va benissimo anche per il ritratto introspettivo, il ritratto psicologico, quello che ci restituisce dei tratti drammatici, quei visi scavati, quei visi che raccontano tante cose con questo, ragazzi. E poi ho visto delle foto bellissime, per esempio di un collega che lo ha usato per le maschere di carnevale. Ma non solo, un altro pregio: funziona tanto bene sul full frame, quindi sul pieno formato, quanto performa magnificamente anche sulla PSC. Quindi vuol dire che ce l'abbiamo sia nella macchina, quella importante, quella grande, ma altrettanto ce l'abbiamo di là, con un vantaggio quando andiamo a fare la macro. Vediamo proprio in questo campo come si comporta. Ve l'ho detto, non ha bisogno di presentazioni. E se vogliamo usare questo paragone, giusto per capirci, è uno zoom, perché ha la capacità di avvicinare e di, avvicinandosi, riprodurre in maniera diversa la grandezza del soggetto che vogliamo rappresentare, che fa né più né meno quello che uno zoom riesce a fare con un paesaggio, in maniera dinamica, solo che qui lo facciamo nell'arco da un metro fino ai 20 o 10 centimetri che ci interessa raggiungere per avvicinarsi al soggetto. È stabilizzato, ci aiuta moltissimo, però onestamente, lo sapete, nella fotografia macro l'autofocus e lo stabilizzatore sono due elementi che potrebbero anche non esserci, perché il purista lavora in cavalletto e se vi avvicinate al rapporto di produzione di questo obiettivo non potete farne a meno. E quindi la stabilizzazione, così come l'autofocus, vi dicevo, sono questioni secondarie, ma è tanto polivalente questo obiettivo che ci viene invece d'aiuto per tutti quegli altri frangenti che vi ho detto. È molto bello da maneggiare, perché è tozzo, se vogliamo, e tutto il peso è concentrato qui, e anche quando andiamo a spostare il gruppo l'obiettivo non si sposta molto, quindi il peso resta concentrato e quindi il baricentro di corpo, camera e obiettivo resta sempre posizionato lì. Ecco perché ci aiuta anche quando andiamo ad affondare proprio in questo micromondo. Mi piace molto anche nel video. Devo dire la verità che, avendo avuto un 100 Zeiss per la mia attività, sono molto indeciso per il macro. Anzi, devo essere onesto, per il macro, la macrofotografia, preferisco questo. Forse nel settore cine, nel settore video, quell'altro può spendere una parola in più per una sorta di plasticità nei piani, quindi di tridimensionalità che può raccontare rispetto al soggetto che andiamo a mettere a fuoco. Non mi resta che invitarvi a vederli dal vivo. Nel mercato dell'usato sono obiettivi che si trovano, ne capitano spesso anche. RCE è il più grande negozio di usato Italia, oltre 2000 articoli, c'è il nuovo, c'è il vintage, se vi interessa il materiale delle camere a pellicola, sia di piccolo che di medio formato, e soprattutto tecnici esperti molto preparati per rispondere alle vostre domande. La recensione completa dell'obiettivo la trovate nel mio canale YouTube, quello di PhotoArt. Vi aspetto, ciao!